Laudetur Jesus Christus, Ave Maria e bentrovati a tutti. Ecco, a Dio piacendo, dopo questo settembre passato molto turbolento, dove i problemi stanno per cominciare, non stanno per finire, ma abbiamo ricevuto davvero tante grazie, anzi ne approfitto per ringraziare ciascuno di voi per le preghiere e anche per la pazienza, per questo lungo silenzio, perché abbiamo avuto anche problemi tecnici al canale, insomma ne sono successe di cotte e di crude, siamo stati messi un po' alla prova e va bene così, perché come dice Santa Caterina da Siena, se il soldato non viene messo alla prova durante la battaglia, non può naturalmente dimostrare il suo valore. Allora il valore che noi chiediamo al nostro Signore è la santa pazienza, la virtù della santa pazienza e soprattutto il dono della fede. Anche se poca, non spaventatevi, perché l'importante, come dice Gesù, anche se fosse come un granellino di senape, no? L'importante è che ci sia e l'importante è che sia forte. Perché noi crediamo davvero di essere nel cuore immacolato di Maria, nelle mani di nostro Signore Gesù Cristo, e di conseguenza nulla davvero può farci male. Siamo solo messi alla prova. Allora, avete visto il titolo, torniamo un attimo sulla Pascendi Dominici Gregis. Perché? Perché è molto importante quell'enciclica. È fondamentale, certo non ha risolto i problemi come spiegava giustamente anche per la vicenda politica del suo tempo di Papa Leone XIII, e come l'ha spiegata benissimo nell'ultimo video di cui vedete qui l'immagine il professor Porfiri, e anzi andatevelo ad ascoltare perché sta facendo una serie legata al magistero dei papi e alla storia della Chiesa veramente impeccabile. E quindi giustamente fa notare il professore che, attenzione, non è che il magistero dei papi o un'enciclica sia stata scritta per risolvere o risolvendo il problema. Questi documenti hanno il pregio di denunciare l'errore e fare in modo che la Chiesa nel suo proprio specifico tempo, noi siamo figli di questo tempo, non siamo figli del 1300, abbia gli elementi per poter capire quale è l'errore del nostro tempo, di questo momento storico per esempio, o così ai tempi di Papa Leone XIII o ancora prima appunto di Papa del Beato Pio XI. Ecco, questi documenti magisteriali non è una questione dell'infallibilità a destra a sinistra manca, quello è stato spiegato anche dal professor Carlo Manetti sul magistero, andatevelo ad ascoltare. E il magistero ha il compito, no? Di vigilare. Quindi nel vigilare si rende conto se c'è qualcosa che non va, la denuncia. Non spetta poi alla Chiesa guidare il mondo. La Chiesa non ha questo compito, lo dice Gesù, che la Chiesa ha un compito addirittura di contraddizione nel mondo. Segno di contraddizione nel mondo, perché? Perché il mondo va per la sua parte. Il cristianesimo con la Chiesa, e quindi il Vangelo, i dogmi, la dottrina, va verso lo scopo finale della nostra storia, che è il progetto di Dio della redenzione. Quindi il magistero papale ha questo compito di tirare fuori il problema
affidarlo ai vescovi, che sono maestri nelle loro diocesi, e quindi quel vigilare. Il vescovo nasce con questo compito e con questo ruolo. Vescovo vuol dire, tra l'altro, sentinella, vuol dire proprio questo, l'anziano che guarda, che ascolta, che sta lì. E vi ricordate in Ezechiele la figura, l'immagine di questa sentinella. Ecco, quindi vogliamo riprendere un attimo la Pascendi, perché abbiamo trovato, già lo conoscevamo, bisognava già farlo veramente proprio per settembre, ma non ci siamo riusciti. Ecco, del professore Roberto De Mattei, che ha fatto un'introduzione con un libretto veramente carino, I classici cristiani della Cantagalli, sulla Pascendi Dominici Gregis. Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate, è veramente piccolino, perché c'è poi tutta l'enciclica. La preziosità, che sta certamente nell'enciclica, sta anche però in questa introduzione, la spiegazione che il professor De Mattei ha fatto, che noi facciamo nostra. Perché? Perché è ben sintetizzata. Siccome molti continuano a chiederci, no, non è neppure molto facile seguire la questione del modernismo, il neomodernismo, e quando parliamo di nouvelle teologie, e quando parliamo di questi termini, e quando usiamo, manco li so pronunciare, nomi, ecco appunto, Teilhard de Chardin, il gesuita, Karl Rahner, ecco questi gesuiti modernisti, il Bonaiuti, e tutta una serie di situazioni, ecco, non è assolutamente facile. Oppure oggi quello che noi stiamo vivendo, quante volte l'abbiamo detto, Papa Francesco non cade dal pero, così come stiamo bene attenti, quando ci siamo azzardati a dire di questo neomodernismo, purtroppo anche nel Magistero del Concilio Vaticano II, e quindi di una certa euforia abbracciata, sposata da papi grandi come Giovanni Paolo II, lo stesso Benedetto XVI, molti si sono scandalizzati. Non si toccano i papi intoccabili. Ecco, questa storia dei papi intoccabili fa ridere, perché non esiste, non esiste, non si può capovolgere il progetto di Dio, il programma, il progetto di Dio sulla Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa, nel mondo, mettendo, no, i papi che ci piacciono, in icone intoccabili, e dare tutta la colpa poi alla Chiesa o a un papa, il papa che non ci piace. Questo è un po' quello che sta succedendo oggi: il papa che piace e il papa che non piace, e questo è veramente ridicolo. E quindi perché errori ne ha commessi anche il beato Pio IX, errori ne ha commessi anche Leone XIII, che veniva messo in guardia, attenzione bene, dal grande santo cardinale Newman, che tra l'altro fu proprio Leone XIII a consacrare vescovo e ad accogliere nella Chiesa Cattolica e a farlo cardinale, che metteva però il Papa in allarme contro un certo liberalismo che era già entrato nella Chiesa Cattolica. Quindi stiamo parlando metà fine 800. E errori, ma errori, quello che può essere per il suo tempo, per le sue cose, anche perché anche Pio X, cioè, significa, non è che un papa perché è santo, perché piace, perché è bravo, perché è santo, è impeccabile, è intoccabile, non fa errori. Non è così. Quando parliamo appunto di magistero infallibile, attenzione, questo riguarda la dottrina,
riguarda una affermazione pubblica dogmatica. Ma se parliamo di politica, scelte politiche, e allora non uno, ma molti papi hanno sbagliato e tutti i papi un po' hanno fatto qualche scivolino. E basti pensare poi tutta la questione avignonese, per esempio, o dopo col Rinascimento, o dopo tra il 1700 e il 1800 sono state prese anche delle decisioni non propriamente corrette. Ecco, quindi non è un problema parlarne e dire, beh, se il Papa avesse fatto questo, se questo Papa avesse fatto quest'altro, ma la storia non si fa con i se e con i ma. Quindi la Pascendi Dominici Gregis ha avuto il privilegio di essere stato, certo poi c'è Pio XII che la riprende attraverso un altro bellissimo testo, documento dove condannerà la Nouvelle Théologie, però la Pascendi rimane il documento moderno, dell'epoca moderna, più chiaro, più illuminante sulla grande apostasia del nostro tempo, proprio di questi tempi che sarebbero stati lunghi, come già vide in quella visione Leone XIII, fino a quando sarà poi il trionfo del cuore immacolato di Maria, come è un po' anche questo la visione che troviamo nella beata Emeric dopo la grande confusione all'interno della Chiesa. Ma andiamo a capire adesso, attraverso le parole proprio del professor Roberto De Mattei, andiamo a vedere un po' questo riepilogo, cerchiamo di fare questa sorta di riepilogo sulla Pascendi, va bene? Perché è molto importante e lui davvero l'ha fatta molto bene. Vi ricordiamo che stiamo parlando di questo prezioso tascabile, ecco, dalla introduzione, che è molto lunga, noi prenderemo una parte perché è davvero riepilogata molto bene. Allora, stiamo bene attenti, almeno così cerchiamo di capire, perché la formazione è importante per capire gli errori che stiamo vedendo oggi. La Pascendi è un ampio ed elaborato documento diviso in tre parti, in cui vengono analizzate e ricondotte a unità le diverse personalità che si fondono nei fautori del modernismo: il teologo, lo storico e il critico, l'apologeta e riformatore. Cioè, vedete, già San Pio X, se voi andate a leggere la Pascendi, ci sono proprio queste categorie, questi ruoli. Lui li prende uno per uno: il teologo, lo storico, il critico, l'apologeta e il riformatore, no? C'è scritto proprio capitoletto per capitoletto, e ne elenca gli errori. San Pio X già individua dove si annidano questi errori. Seguono così le istruzioni disciplinari che i vescovi debbono attuare nella scelta dei professori nei seminari e per l'incremento degli studi filosofici, teologici e delle materie profane ausiliare. L'enciclica venne preceduta dal decreto Lamentabili, che sta ad essa come il sillabo alla quanta cura, appunto, del Beato Pio IX, e fu seguita dal giuramento antimodernista Sacrorum Antistitum, che ne costituisce il compimento. Questa storia poi noi l'abbiamo fatto un articolo sulla questione del giuramento antimodernista. In verità Paolo VI non l'ha mai cancellato, ma lo mise da parte. Dopo però si resero conto anche i vescovi che qualcosa doveva rimanere e fu cambiato semplicemente il testo, a modernizzato. Ma in questo modo però, ecco, dopo il concilio, aggiornare il giuramento antimodernista non fece altro che togliere invece dal giuramento antimodernista, diciamo, quell'impegno,
quella responsabilità che il seminarista doveva assumersi prima di diventare sacerdote. E fu un bel guaio. Vabbè. Quindi la lettura della Pascendi va inoltre integrata con quella famosa della lettera Notre Charge Apostolique, in cui dopo il modernismo dogmatico viene condannato il modernismo sociale. Questa è un'altra bella lettera che riprenderemo, perché questa lettera, ecco, collega le condanne di Pio X del fideismo. Adesso qui si andrà a spiegare che cos'è poi questo fideismo. Allora, cominciamo questi tre passaggi che sono fondamentali per capire anche gli errori che stiamo vivendo oggi e per leggere attentamente e leggere bene la Pascendi. Per San Pio X, l'agnosticismo che cos'è? Una dottrina filosofica, per esempio, no? Come la possiamo sintetizzare? Vediamo un po'. Che afferma l'incapacità della mente, attenzione bene, no? E della mente umana, di conoscere l'assoluto. Allora, qui dice, per esempio, per San Pio X, l'agnosticismo, secondo cui, ecco appunto, la ragione umana è ristretta interamente entro il campo dei fenomeni e non può innalzarsi a Dio né conoscerne l'esistenza, sia pure per mezzo delle cose visibili, la natura, il sole, eccetera, costituisce l'aspetto negativo del modernismo. Chiaro? Per San Pio X, l'agnosticismo, secondo la cui dottrina filosofica, appunto, l'uomo non è capace di conoscere Dio, eccetera, è l'aspetto negativo di questo modernismo. La dottrina invece dell'immanenza vitale ne costituisce l'aspetto positivo. L'immanentismo, qui mi sono presa un paio d'appunti, ecco, riguarda la filosofia, una corrente ideale secondo la quale non esiste un al di là rispetto alla realtà che conosciamo. Ecco, immanente quindi da rimanere dentro, si oppone alla trascendenza attraverso la quale noi invece abbiamo questa capacità, l'anima ha questa capacità di conoscere, riconoscere Dio. Quindi opposto all'immanentismo si oppone al trascendente, ovvero a ciò che esiste al di là della realtà percepita dall'uomo, cioè io riesco ad andare oltre, ok? E riesco quindi a percepire il divino. Questa è la trascendenza, la mistica cristiana, la preghiera, la liturgia, quella vera, l'eucaristia, i sacramenti ci portano a questa trascendenza, la grazia. L'immanentismo patapanfete ci fa rimanere sdraiati, orizzontali. Ecco, questo detto, scusate la povertà. Il modernismo quindi si collega in tal modo alle due linee scaturite dal protestantesimo. Queste correnti, l'agnosticismo, ma poi vedremo anche qualcosa sul fideismo e l'immanentismo, attenzione, ci vengono dal protestantesimo, soprattutto l'immanentismo. È il protestantesimo che ha tolto il sacro. Ha tolto il sacro. E questi sono i risultati. Ecco. Quindi dal protestantesimo, perché il razionalismo che subordina la religione alla filosofia e l'irrazionalismo fideistico che pone l'essenza della religione nel sentimento individuale del divino. Questa è la ragione, questa è la sostanza. Quindi gli errori del fideismo e del razionalismo confluiscono nella tesi hegeliana, Hegel.
Ecco, per cui la fede riposa unicamente sulla ragione, piano orizzontale. Quindi solo ciò che io posso percepire. Se io non percepisco altro, non è che l'altro esiste, ma io non ci arrivo. No, non esiste. Capite? No, non può far parte di una dottrina, non può diventare un dogma. Guardate che è grave, eh? Ecco, gli errori quindi di questo fideismo e razionalismo confluiscono nella tesi hegeliana per cui la fede riposa unicamente nella ragione. E attenti bene, in quella analoga e contrapposta dei filosofi del sentimento. Sì? Vi ricordate, abbiamo parlato spesse volte anche della questione, se vi ricordate, romanticismo. Il romanticismo è tra l'altro da studiare, è tra l'altro molto interessante e ha delle questioni molto importanti e molto belle anche da conoscere. Ma sotto la questione, diciamo, del sentimento ha fatto molti danni, e guardate che ci troviamo dietro a chi? Il protestantesimo. Da quando il romanticismo è esploso, piano piano è andato ad influire sul matrimonio, è andato ad influire sull'amore tra fidanzati. Noi vediamo la falsità della festa di San Valentino, che col grande santo martire Valentino non ci azzecca nulla. Ma che cosa ne hanno fatto? Romanticismo. Comunque, filosofi del sentimentalismo, secondo cui la fede si riduce al manifestarsi interiore del sentimento di dipendenza. L'esperienza religiosa si sostituisce simultaneamente sia alla ragione che alla fede. Vi dice niente questo? La messa, la liturgia, per quanto possiamo dire, non era certo questo lo spirito autentico e il motivo della Sacrosanctum Concilium, il documento sulla liturgia del Concilio Vaticano II. Ma ciò che ne è scaturito è questo sentimento. Ne è scaturita una messa che alla fine non è altro che un fiume in piena di sentimenti. La messa viene animata a seconda dei sentimenti dell'assemblea. Se l'assemblea risponde in un certo modo, applaudendo, ballando, cantando, avrete un tipo di messa. Se l'assemblea si presenta in un altro modo, ne avrete un altro tipo. Se il sacerdote si sente bene, gli gira bene, avrete una messa. Se il sacerdote quel giorno gli gira male, oppure ha in testa qualche altro grillo, avrete un'altra messa. In verità, la liturgia moderna favorisce, non era questo che voleva il concilio, sia ben chiaro. Ma a questo siamo arrivati. A questo siamo arrivati. Che la nuova messa risponde alla fine della fiera a che cosa? A come mi sento io quel giorno. A quello che io devo rappresentare quel giorno. Avete visto? L'anno scorso, mi pare, no? Il mattatoio di Gerusalemme, no? Di Gerusalemma, Gerusalemma, nelle messe. L'importante era ballare. L'anno prossimo magari uscirà un altro mattatoio e si farà quello.
Questo è il sentimentalismo. La fede che va avanti secondo come piace a me. Una fede che risponde semplicemente a ciò che io provo, ciò che io sento, ciò che io voglio. Questo è uno degli aspetti più fondamentali, peggiori e più drammatici del modernismo e del nuovo, quando diciamo new modernismo, il nuovo modernismo, perché ma già possiamo dire negli anni 50, già quando Pio XII fece la condanna della Nouvelle Théologie, già lì noi ci troviamo a un passaggio già di un nuovo, di una nuova forma di modernismo. E ce n'è da fare. Quindi c'è questa immanenza che, appunto, come diciamo, è questo, non esiste un al di là rispetto alla realtà che conosciamo, questo è l'immanentismo, e nasce per i modernismi, attenti bene, da un bisogno che sorge a sua volta da un movimento del cuore. Cioè, io ho bisogno di dare valore a ciò che sento, a ciò che conosco, a ciò che è in me, giusto o sbagliato che sia. Attenti, giusto o sbagliato che sia, non è più importante. Diventa importante ciò che io provo. Eccolo lì, l'individualismo. Tolgo Dio e ci piazzo io. La mia opinione. Quindi, la cui specificità è la fede, dunque il movimento del cuore, che è un sentimento religioso, la cui specificità certamente è la fede, che non poggiando però su alcune premesse razionali diventa fideismo. Ecco, fideismo, mo qui lo spiegherà bene, comunque è, tanto per racchiuderlo in una formuletta, è un sistema, orientamento filosofico o teologico, che considera la fede, attenti bene, come forma di conoscenza anteriore o superiore alla ragione, ritenuta incapace di attingere le più alte verità. Cioè, questo tipo di fede non va oltre, non ragiona, è appunto l'applicazione del movimento del cuore. Ecco perché noi diciamo: attenti alla messa moderna, attenti a quelle messe dove vi fanno ballare, dove vi fanno fare i deficienti battendo le mani, dove vi trattano da burattini, dove vi trattano da idioti. Non è questa la partecipazione richiesta dalla Sacrosanctum Concilium. No, non è quella la partecipazione che ci è stata sempre chiesta in 2000 anni di storia nella liturgia e nel rito cattolico al sacrificio di Cristo. Non è quella la partecipazione. Quel tipo di partecipazione è tutta protestante. Quindi questo movimento del cuore, no? Questa diventa la ragione di questo tipo di fede, che in verità diventa fideismo, perché io muovo questa fede a seconda di ciò che io dico, voglio e penso, al di là di ogni ragionamento. Senza ragionamento tu non puoi vedere l'errore, o magari lo vedi, ma senza ragionare non lo puoi condannare. Il ragionamento porta invece la condanna dell'errore. Cioè, qual è il ragionamento?
questa cosa sta qua fa bene, questa cosa sta qua, questa fa male. Questo è ragionare. Non mi porto un serpente velenoso in casa perché un serpente velenoso in casa è più facile che mi morda e che mi faccia morire. Questo è ragionare. Il fideismo che fa? No, ho trovato questo serpente, gli ho salvato la vita, mi vuole bene, lo tengo in casa, lui sta per conto suo, io sto per conto mio. Questo è fideismo. Perché ce l'ha il mio vicino di casa da 20 anni e non è mai morto, non è stato mai mozzicato. Questo è fideismo. Quindi nel caso nostro, pratico, anche della questione del modernismo, capite dove si arriva. E guardate che tutto questo viene dal protestantesimo. Queste sono le basi avviate dalla protesta di Lutero. Di Lutero prima, di Calvino, Zwingli dopo, perché Lutero ancora a certe cose comunque ci credeva. E sono stati i calvinisti, gli anglicani, a peggiorare la questione anche della messa e così via. I Zwingli, Lutero si era ancora mantenuto un pochino, ma era evidente la deriva. Però capite, tant'è vero che lo stesso Lutero da dove comincia? Dal movimento del cuore. Da questo fideismo già in lui, perché non è che Lutero si è alzato un bel mattino e si è inventato tutto. Lutero non è altro che la sintesi a sua volta di 1500 anni di eresie già condannate dalla Chiesa. Se noi andiamo a vedere, adesso non mi ricordo i nomi, ma ci sono alcune forme di eresia, come il marcionismo per esempio, già condannate, presenti e condannate dalla Chiesa, le troviamo poi in Lutero. Il marcionismo tra questi per esempio, il manicheismo, una forma di manicheismo pure, che diventerà il puritanesimo. Cioè, guardate che non c'è nulla di nuovo, perché tutto ciò che condannarono i padri sono il coronamento, l'alfa e l'omega di ciò che Dio ha rivelato ai padri e che è stato tutto messo nero su bianco. C'è solo il lupo, no, che cambia il pelo ma non il vizio. Il lupo che si traveste da pecora, ma sempre lui è. Allora, ecco, scusate, ma vedete, è importante, magari lo faremo in due parti e lo riprenderemo, però, ecco, perché mo fra 10 minuti vorrei terminare, perché certi concetti restino impressi e ci aiutino a capire, siccome ci avete fatto molte domande anche in questo periodo, è solo così che noi riusciamo a capire quello che sta succedendo oggi. Cioè, a quanto abbiamo detto fino adesso, non ci vedete niente con quello che accade oggi? Quindi, come vedete, non cade dal pero. Non cade dal pero. Allora, quindi dicevamo, qui ho perso. La fede non è dunque l'adesione dell'intelligenza a una verità rivelata da Dio, questo tipo di fede, no? Il fideismo, ma una pura esigenza religiosa che per vitale immanenza si sprigiona dall'oscuro fondo subconscienza dell'anima umana. Quindi l'immanenza postula l'equivalenza tra coscienza e rivelazione, intesa come l'appartenenza di Dio all'anima. Di qui la legge che erige la coscienza religiosa a regola universale sullo stesso piano della rivelazione e alla quale tutto deve essere sottoposto, persino l'autorità suprema, nella sua triplice manifestazione dottrinale, culturale e disciplinare. Quindi l'immanenza viene applicata dal teologo alle formule verità di fede, con la conclusione che le rappresentazioni della realtà divina diventano simboli.
espressioni di particolari situazioni di coscienza, la cui formula intellettuale muta a seconda dell'esperienza interiore del credente. Cioè, facciamo un esempio praticissimo, tanto è lì dall'Amoris Laetitiae. Sesto comandamento: non commettere adulterio. Ora, secondo la mia esperienza personale e di fede personale, ok, tutto quello che abbiamo detto prima, questa cosa del cuore, no? Questa, adesso non mi viene il nome, e questo movimento del cuore. Io faccio la mia esperienza e convivo 40 anni, 10 figli e convivo. Non sono sposato. Capite? In quel caso, a me personalmente, il sacramento del matrimonio non attribuisce più alcun peccato. Io non sono più nel peccato, perché la mia esperienza, capite dove si arriva? La mia esperienza personale è stata fruttuosa. Ho convissuto 40 anni, ho avuto 10 figli. Io non sono un'adultera. Parliamo di battezzati naturalmente, perché uno che non è battezzato, che conviva, diventa una cosa che andrebbe aiutato a capire che è sbagliato, perché lì Gesù ha detto: andate, fate discepoli tutte le nazioni, battezzateli tutti, chi crederà sarà salvo, chi non crederà, ossia chi rifiuterà la verità, chi rifiuterà di convertirsi, sarà condannato. Allora, capite? Questo è il meccanismo, in sostanza. Quindi muta secondo dell'esperienza interiore del credente. Eccola la fede soggettiva. E chi l'ha avviato questo procedimento, questo processo? Il protestantesimo, che protestava appunto contro le richieste dogmatiche, dottrinali della Chiesa. Le formule del dogma per i modernisti non contengono più verità assolute, ma sono immagini della verità che devono, attenti, adattarsi al sentimento religioso. E non è quanto sta accadendo oggi? Ditemi se questa oggi non è questo scenario descritto dal professor De Mattei. Descritto, lui riporta la Pascendi, spiega appunto i tre passaggi attraverso i quali San Pio X, nel citare questa categoria di ruoli all'interno anche della Chiesa, mette in guardia i vescovi di sceglierli cattolici. Perché il modernismo, quando San Pio X lo denuncia, è già penetrato. A voglia. Le formule del dogma per i modernisti non contengono più verità assolute. Esse sono immagini della verità che devono adattarsi al sentimento religioso. Quindi saranno i 10 comandamenti che dovranno adattarsi al mio stile di vita oggi. Quindi fra 100 anni dovrà cambiare, perché si dovrà adattare. Guardate, è proprio esattamente il contrario di quello
che denuncia San Paolo, vi ricordate? Attenti, verranno tempi in cui non si sopporterà più la sana dottrina. E questo voler seguire le mode dei tempi, eccolo il modernismo. Per questo il modernismo è una piaga tremenda, perché ci sarà sempre un nuovo modernismo fino a quando la Chiesa non tornerà a condannare l'errore. Perché un errore del Concilio Vaticano II è stato quello di prendere la decisione di non condannare più l'errore. Ma se tu non condanni più l'errore, come fai a correggere? Come fai anche a parlare, state bene attenti, di difesa dei principi non negoziabili? Come faccio a difendere, no? A combattere l'eutanasia se non dico che fare l'eutanasia è un peccato mortale? Perché nessuno ha il diritto di uccidere un'altra vita umana se non per legittima difesa, ed è lo stesso un peccato, ma non è più colpa mia, devo difendermi, devo difendere la mia famiglia. Può succedere, quindi arriviamo a una conclusione. Per adesso il modernismo, spiega appunto il professore De Mattei, respinge i concetti della trascendenza teologica di Dio rispetto al creato stesso, della divinità di Gesù Cristo, considerata unicamente presente nella coscienza del credente, e della divinità della Chiesa, prodotto dell'esperienza collettiva. Capite? Cioè, Gesù mi diventa un prodotto dell'esperienza collettiva. La tua esperienza, la mia esperienza, unite insieme. Capite che qui si va a toccare effettivamente la divinità di Gesù Cristo, che è presente a questo punto nella coscienza del credente solo attraverso l'esperienza dell'assemblea. Ecco perché si arriva addirittura a sentire qualche sacerdote, purtroppo l'abbiamo sentito dire, che la messa, pensate un po', l'Eucaristia la fa l'assemblea. Questo è un errore, è un'eresia. Ma se la Chiesa non continua, che la condanna c'è comunque di questo pensiero, però se oggi non ne parla più, non la ricondanna, è difficile farlo capire alla gente, perché che volete che sia la mia parola? Io non sono un maestro, io sto riportando e sto spiegando con voi in modo catechetico, sto ragionando con voi, sto ragionando. Quindi ci fermiamo qui, perché è davvero molto interessante, ma lo proseguiremo in una seconda puntata. Vi ricordiamo, eccolo qui, stiamo ragionando con l'introduzione del professor Roberto De Mattei su questa collana I classici cristiani fatti dalla Cantagalli, e in questo caso San Pio X, La Pascendi Dominici Gregis. Ecco, ve lo consigliamo, un tascabile che lo trovate ancora, e ecco, fatevi questo regalino, perché è molto interessante. C'è l'enciclica e c'è questa introduzione che ci aiuta a capire perché stanno succedendo oggi queste cose. Come vedete, è questo il modernismo. E come starne poi lontano, poi vedremo un attimo, perché San Pio X certamente non ha risolto il problema, ma nessun papa l'ha risolto, però ha dato delle soluzioni molto semplici, tra l'altro ripetute, sposate, portate avanti da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, come poi vi spiegheremo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, debellatrice
di tutte le eresie. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Vi ricordiamo anche tutta una serie di video catechetici che ha ripreso a fare anche Padre Serafino Maria Lanzetta il lunedì alle 16. Molto molto interessanti, perché ci riportano a questo concetto del ragionare, fides et ratio, insieme, altrimenti isolando una e isolando l'altra o separandole siamo all'eresia modernista. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur e Ave Maria, grazie a tutti.